Oh, Emanuela. Dimmi. È in bicicletta. Ma c'è un'oreccia, passa pure lei. Se pensi da Giovea, sì. Che ha qui nella Cappella della Pace la statua della Vergine che è dedicata alla chiesa di Crespi. Dopo questo ringraziamento io lo prego di prendere la parola un attimino, perché il prevosto di Sotto il Monte è chiaramente legato alla figura di Papa Giovanni, alla quale tramite la Pace Minteris vogliamo collegare anche il messaggio che porteremo alla nostra comunità. Grazie. Quindi ero chiamato oggetto di desiderio in alcune persone della mia parrocchia che mi hanno detto la tengo qui, come si fa a tenere, non è roba nostra, che è veramente bella. Devo dire anche che ho visto diverse persone che pregavano davanti a questa statua perché è proprio invitante, qualcuno che portava un fiore così. Mi auguro che come questa Madonna, che anche nella sua effigie ispira sensi di dialogo, di confidenza, quello che è successo in piccolo qui in questi due mesi che è stata qui, succeda ancora di più nella vostra chiesa di Crespi, quindi non soltanto portatela là, ma poi quando avrete là fategli compagnia, andatela a trovare qualche volta e pregatela un po' con devozione. Dopodiché vi auguro buona strada e buone cose. Grazie. Per questa statua della Vergine Santissima è una statua antica, pervenuta per felice circostanza alla parrocchia di Crespi d'Alba e che Giovanni Paolo II ha benedetto nel suo pellegrinaggio a Caravaggio, si è molto compiaciuto e ha dato questa consegna alla comunità di Crespi di progredire in quel tema della evangelizzazione della carità che ci hanno indicato i vescovi italiani come messaggio di preparazione all'anno 2000, cioè gli impegni che ha la Chiesa di essere nel mondo segno di speranza e aiuto agli uomini per camminare a costruire una società migliore, cioè più cristiana, più improntata al vero messaggio di Cristo, cioè la costruzione del Regno di Dio. E ora adesso camminiamo in corteo verso la frazione di Crespi d'Alba, nel comune di Capriate, dove porteremo nella chiesa restaurata la statua della Vergine, benedetto da sua santità il Papa Giovanni Paolo II nella sua recente visita a Caravaggio il 20 giugno. Anche voi come partite?
secolo scorso. Celebriamo quindi le sue benedizioni.
Thank you.